Allora, intanto bentornate e bentornati. Non so se vi ricordate, ma la conoscete sicuramente, la famosissima frase di Wittgenstein che dice: di ciò di cui non si può parlare bisognerebbe tacere. L'entità al centro di questa lezione di oggi, di questo incontro di stasera a Napoli, è esattamente qualcosa che risponde a questa affermazione di Wittgenstein. È complicatissimo parlare di Maradona, è difficilissimo parlare di Maradona e credo che sia impossibile parlare di Maradona. Parlavamo prima con John Foot dietro le quinte e mi raccontava un aneddoto piuttosto divertente, cioè che tutti i napoletani, diceva John, hanno avuto nella loro storia un incontro con Maradona. Nel 91 io ho preso un caffè con Diego, nel 95 gli ho tagliato la strada col motorino, lo stavo uccidendo. Nel 2000 lui è tornato qui in attesa che la finanza, non si capiva bene tutta la questione relativa, insomma, alla situazione fiscale di Maradona, però l'ho visto perché ho capito che era lui dagli occhiali scuri che indossava. Insomma, c'è una maradonologia a Napoli che è davvero qualcosa di piuttosto impressionante. È una figura dai tratti, dai contorni molto discussi, lo sapete, non so se qualcuno di voi ha visto, ma credo di sì, il film molto bello di questo regista anglo-indiano che è Asif Kapadia, che ha raccontato Maradona appunto, diciamo, nelle sue virtù e anche nei suoi non pochi ed evidenti vizi. Con John Foot stasera ha deciso John e il Festival di raccontare una data un po', diciamo, cardine centrale, non solo nella storia di Napoli, ma proprio appunto nella biografia di Diego Armando Maradona, che naturalmente corrisponde alla data di una partita. Adesso non vi anticipo troppo. Vi voglio ricordare soltanto qualcosa relativo a John Foot, che è uno storico che, dunque, cominciamo a dire una cosa. Lo so che in tutti voi serpeggia un po' una domanda, se il suo nome sia vero o sia un nome d'arte. No, lo so che volevate saperlo. No, è un nome vero, non è inventato, non è uno pseudonimo, si chiama John Foote. E appartiene a una tradizione di studi storiografici inglesi che da sempre ha raccontato moltissimo l'Italia, da Mack Smith in poi. Giuseppe Laterza mi diceva che appunto addirittura Mack Smith è uno proprio dei libri di storia sull'Italia più venduti in assoluto in Italia. John Foote appartiene a quella tradizione, essendone erede, però naturalmente, come spesso fanno i giovani, partendo da quella, scartando molto, perché se vi capita di leggere le sue cose, vi consiglio soltanto un libro, il più recente, che è L'Italia e le sue storie, pubblicato dalla Terza, che ha un sottotitolo, 1940, sottotitolo, intorno d'anni, 1945. 2019, vedrete per esempio che quel libro è un libro pieno di storie, cioè non è una come teorizzazione ampia, larga, vasta, di solido impianto storiografico, cosa che senz'altro appartiene allo studioso John Foote, ma è proprio un libro che racconta la storia attraverso le storie. Tra l'altro, uno di questi capitoli, John decide di dedicarlo a Maradona con un titolo proprio British, sobrio, e il titolo è Dio a Napoli, quindi già vi fa un po' capire anche, come dire, la lettura che John Foote dà dell'esperienza napoletana di Diego Armando Maradona. Vi voglio ricordare soltanto un altro paio di cose, poi lascio la parola a lui. Sapete che ci sono un po' di cambi in corsa, insomma, in questo festival. Sapete che alcune insomma, strutture hanno avuto, insomma, problemi, insomma, vabbè, diciamo, abbiamo avuto dei cambi in corsa. Due in particolare ve li voglio segnalare, rimandandovi in generale sia al sito internet delle lezioni di storia, lezioni di storiafestival.it, che alla pagina Facebook. Lì trovate proprio gli aggiornamenti minuto per minuto. Quindi, se avete voglia di sapere se l'incontro che vi interessa è stato confermato o eventualmente spostato, eventualmente annullato, basta andare su quei due riferimenti web. In particolar modo, le cose che erano previste al conservatorio, la lezione di Portelli e quella di Bietti, non sono state annullate, sono state semplicemente spostate qui al Bellini. Quindi non consideratele annullate, se magari vedeste che appunto il conservatorio è chiuso, non sono state annullate, sono state spostate qui al Teatro Bellini. Mi pare di aver detto tutto e ascolteremo con grandissima attenzione la voce di John Foote su Diego Armando Maradona. Grazie.
Grazie, buonasera, grazie per l'introduzione. Questa lezione ha avuto una storia un po' travagliante, perché l'anno scorso è stato cancellato perché mia mamma non stava bene per niente, quest'anno avete sfidato il coronavirus, quindi finalmente ci siamo. Io normalmente non leggo, però questa volta l'ho proprio scritto perché volevo essere preciso, e poi ci sono anche delle sfumature che... Non volevo improvvisare, diciamo, quindi leggo la lezione oggi. Poi ci sono alcune immagini e filmati che ci sono dentro la lezione. Ok, comincio. Ho visto Maradona da vivo una sola volta. Ero in curva Fiesole a Firenze. Era il 16 aprile 1989. Maradona era in panchina quel giorno per il primo tempo. Mio cugino è nato a Milano ed è cresciuto a Firenze, ma tifa Napoli. Grazie a Maradona. A casa sua a Firenze aveva un manifesto, un poster a grandezza naturale di Maradona in bagno. Quel giorno allo stadio della Fiorentina era il suo compleanno. Per il primo gol, bellissimo, di Carecca, lui era riuscito a stare zitto. Eravamo in curva con i tifosi della Fiorentina. Poi, quando Maradona ha iniziato a scaldarsi, il pubblico napoletano è impazzito. Maradona è entrato all'inizio del secondo tempo. Napoli ha vinto 3-1, due gol di Cannavale. Quell'anno il Napoli finì secondo, dietro all'Inter. Io abitavo a Milano, decisi di tifare Inter, non avendo una squadra italiana. Non avrebbero più vinto lo scudetto per il successivo 19 anni. Ogni tanto si fanno degli errori nella vita. Quando Giuseppe Lattezzi mi suggerì di tenere una lezione durante questo festival, fui entusiasta e accettai subito. Poi ci pensai meglio. Un inglese che parla di Maradona, proprio a Napoli, sarebbe stato un altro errore clamoroso. Quindi, per cominciare, volevo dire tre cose. Prima, las Malvinas sono argentinos. Secondo, non ho nessun problema con la manos de Dios. E terzo, per me Diego Armando Maradona è un personaggio storico che va inserito e trattato nei libri di storia, a pieno diritto. E gli anni di Maradona a Napoli erano di portata storica, non solo per il calcio stesso, ma per la città, il sud e l'Italia più in generale. Il periodo in cui Maradona giocava con il Napoli ha fatto la storia. Non solo la storia della squadra che si chiama Napoli, ma anche della città che si chiama Napoli. Purtroppo nei libri di storia e nei manuali scolastici il calcio non c'è quasi mai. Magari c'è qualche citazione o cenno o fatto, ma il calcio come forma di identità, come specchio della società, della cultura e della politica, e come fattore di divisione e unità, spesso nello stesso momento, questo calcio viene trascurato della grande maggioranza degli storici. Trovo molto strano che si possa parlare della città di Napoli nel dopoguerra senza parlare della sua squadra di calcio o di quegli incredibili anni in cui c'era lui, Maradona, l'ultimo re di Napoli. Infatti io ho inserito Maradona nel mio libro, citato prima, L'Italia e le sue storie. Si continua a parlare dello sport come una cosa marginale, futile e secondaria, mentre io penso invece che sia centrale. Come ha scritto Gianni Brera, che non era un gran fan di Maradona, del primo scudetto nel 87, la vittoria del Napoli trascende il fatto sportivo. Il calcio non è mai stato solo uno sport, è sempre stato un palcoscenico su quale si manifestano le identità nazionali, locali e quelle di classe, etnia. È sempre stato un mezzo per capire molte altre cose, non solo il calcio in sé, ma inclusa la politica e la società. Maradona è stato a Napoli per meno di 7 anni. Ha giocato, in quei 7 anni più o meno, 259 partite per il Napoli, segnando 115 gol. Ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa. Poi ha anche vinto il Mondiale nel 86 con la sua nazionale, praticamente da solo. È arrivato anche in finale in Italia nel 90. Ho
Oggi vorrei parlare di Maradona qui a Napoli nel periodo fra il secondo scudetto, 29 aprile 90, la semifinale del Mondiale del 3 luglio 90, giocato a San Paolo fra l'Italia e l'Argentina, e la partenza di Maradona dalla città la notte del 1 aprile del 91. Il 29 aprile di quell'anno il Napoli vinse il suo secondo scudetto in casa. Ancora Maradona sul pallone, breve la rincorsa di Maradona che si accinge al cross, non rispetta la distanza di 9,15 m Rubens Sosa, l'arbitro Guizzato lo invita ad allontanarsi, a retrocedere, parte il cross di Maradona, accende la rigore, Barone! Napoli in vantaggio con un Barone. Il mistero è chiuso in me, il nome di nessun saprà. Nicola è sentito, è vita mia al San Paolo, la cantano in 70.000, è uno spettacolo stupendo, commovente e ripetiamo ancora più bello del primo scudetto, perché forse è stato uno scudetto inaspettato, lo aveva prima Sguizzato che controlla pallone che non viene restituito a Giuliani per la rimessa in gioco, grande assembramento alle spalle di Giuliani vicino sottopassaggio, recuperato il pallone, ecco che Sguizzato se lo fa consegnare, 17:47 minuti, Stadio San Paolo, Napoli, campione d'Italia, campione d'Italia, campione d'Italia per la seconda volta. Giorni dopo, Maradona giocò la prima partita del Mondiale a Milano, l'8 giugno del 90. Per Diego è stato un disastro. Lui e l'inno nazionale del suo paese vengono fischiati dal pubblico del Nord. L'Argentina perde contro il Camerun in 9. Quella partita cambia per sempre il destino di quel Mondiale, perché l'Argentina non doveva finire in semifinale contro l'Italia e non a Napoli, ma invece va proprio così. Il tabellone è rovesciato. Venticinque giorni dopo quella partita a Milano si arriva alla semifinale. Italia-Argentina a Napoli. Comincia dunque il penultimo atto del Mondiale, c'è grande entusiasmo, tifo correttissimo fino a questo momento. Ed ecco l'inno di Mameli. Tutto è pronto, Votrò, fischia all'inizio, semifinale del campionato del mondo. Maradona ancora, poi Basualdo e c'è questo gran tiro di Burruciaga con Zenga costretto in calcio d'angolo, pericolo. Serrizuela e vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol di Schillaci ancora! Schillaci sul primo affondo italiano è il suo momento magico.
Quella partita fu molto importante e storica, non solo perché fu una semifinale di un mondiale giocato in Italia, fu anche il momento in cui si discusse della secolare divisione fra nord e sud, del razzismo e dell'identità dei tifosi stessi, divisi fra la nazione nazionale e il club. Il contesto politico era in fermento. La Lega di Bossi, quella che tifava contro l'Italia, era in grande ascesa. Fu detto, per esempio, che la Lega nelle elezioni locali di maggio del 90 avesse vinto perché Napoli aveva vinto lo scudetto. Si parla apertamente di una crisi della nazione. La presenza di Maradona in quella partita metteva i tifosi del Napoli e di Napoli in difficoltà. Maradona non era solo un calciatore, era un semidio, un idolo, un santo. Ma in quel momento Maradona giocava contro l'Italia, giocava per un altro paese, il suo paese. Ed essendo il capitano e il miglior giocatore dell'Argentina, era il primo ostacolo alla vittoria della nazionale italiana. Inoltre non si giocava a Roma o Torino o Milano, si giocava proprio a Napoli, nel suo stadio, dove era stato presentato ai tifosi, davanti a ben 80.000, si dice, nell'84, e dove tutti andavano a vederlo, adorarlo, a cantare il suo nome, la domenica, ogni domenica. Era un psicodramma sportivo, politico e sociale. Quindi l'analisi di questa partita non può dirci tante cose, non solo sul calcio stesso, ma sulla politica, l'identità, il rapporto con la nazione, è importantissimo, i modi in cui i napoletani sono visti dagli altri, allora e anche adesso. Poi qui, dopo la partita, e oggi ancora, siamo davanti a una memoria divisa. Molti di quelli che erano presenti dicono che lo stadio ha tifato Maradona contro l'Italia. Altri negano, dicono tutt'altro. No, sostengono, lo stadio non ha tifato Maradona o l'Argentina, ma l'Italia. Non hanno tradito la patria. Dov'è la verità? Cos'è successo quella notte? Per chi ha tifato lo stadio di Napoli e perché? Come storico è molto difficile, direi quasi impossibile, misurare la quantità di tifo in una partita. Cosa facciamo? Contiamo le bandiere? Valutiamo il suono? Facciamo un'inchiesta, un sondaggio? Il tifo, peraltro, è una cosa soggettiva. È la memoria, è labile, è flessibile. Si cambia nel tempo, come ci ha insegnato, per esempio, il grande Alessandro Portelli. Poi, spesso il tifo cambia durante la partita stessa, in linea con l'andamento del gioco. Se poi stiamo parlando di una partita dove c'è Maradona, a Napoli, le cose si fanno ancora più complicate. Quindi non ci sarà mai una risposta definitiva a questa domanda. Ma possiamo guardare il contesto, il dibattito, le testimonianze, e così facendo possiamo imparare molte cose. Prima cosa, quasi sempre dimenticata, l'Argentina ha giocato 3 volte a Napoli in quel mondiale, non 1 volta. Il 13 giugno batte l'Unione Sovietica 2-0 a San Paolo e il 18 giugno pareggia con la Romania 1-1. In quelle 2 partite non c'è nessun dubbio che il pubblico di San Paolo, anche con entusiasmo, fece tifo per Maradona e quindi per l'Argentina. La stampa di allora si espresse molto chiaramente su questo tifo. Prendiamo per esempio la stampa di Torino, dopo la partita tra l'Argentina e l'Unione Sovietica. Cito, «C'è voluto una grande devozione per starsene là e urlare e battere le mani per tutta la grigia partita fra Argentina e l'Unione Sovietica. Eppure, questa commovente fedeltà l'hanno dimostrata in 55.000». Lo spettacolo vero, sempre la stampa, era quello dello stadio, impavesato di striscioni bianco-azzurri e rimbombanti di cori, scanditi nel nome di Maradona, gli stessi cori inventati qui per lui 7 anni fa e che hanno finora fruttato un paio di scudetti. Il Mattino, invece, usò questo titolo, «Stasera Diego è figlio di Napoli», e i giornali di Napoli incoraggiò i tifosi, aiutiamolo a ritrovare il sorriso dopo le lacrime di Milano. Lui aveva pianto dopo il disastro della prima partita. Il titolo del Corriere della Sera fu lampante, «Viaggio a Maranopoli,
Quindi il pubblico di Napoli tifò Diego, e quindi Argentina, un altro paese, per ben due partite del mondiale. Ma poi arriva di qualcosa di molto più complicato, una semifinale a Napoli contro l'Italia. Sarebbe stato possibile tifare per Diego e l'Italia nello stesso momento o no? E qui cominciamo con una serie di polemiche, prima, durante e dopo la partita. Polemiche che durano fino ad oggi. È Diego stesso che suona la carica, giocando proprio sulla questione dell'identità e parlando di razzismo. Qui c'è la citazione che ho messo lì. Io voglio solo il rispetto dai napoletani, non voglio il tifo, perché io e la mia nazionale sappiamo che il napoletano è italiano. Solo gli italiani devono capire che il napoletano è anche italiano. Maradona poi aveva ricordato gli striscioni e cori indirizzati ai tifosi napoletani durante l'anno, stagioni appena finiti, colorosi e così via. Ero un nuovo scoperto. Maradona ancora, prima della partita, in un'intervista, non ho dubbi che il pubblico farà il tifo per l'Italia. Mi spiace solo che adesso si chiedi ai napoletani di essere italiani e si dimentica che, per un anno, Napoli, definita città di terremotati, è sempre stata immaginata, ha ricevuto solo schiaffi. Ora si scopre che è il pubblico migliore. È bruttissimo constatare che c'è tanto razzismo. Maradona, quindi, parlava dell'ipocrisia degli altri italiani, non quelli di Napoli, ma i commentatori, con poche eccezioni, rispondevano solo con commenti sui napoletani stessi. Nessuno parlava di razzismo. E a guardare bene la stampa di allora, gli stereotipi erano ben presenti. Prendiamo un articolo del giornalista Cesare De Simoni sulla stampa. Questo è il titolo dell'articolo che ho trovato quando facevo ricerca per queste lezioni. Anche i ladri, scrissi, e gli scippatori stanno incollati alla televisione. Questi sottotitoli. Microcriminalità in calo. A Napoli e provincia, durante la partita d'esordio dell'Argentina, non si è registrato nessuno furto. Il giornalista Angelo Caroli parlava dell'aringa ruffiana di Maradona. Maradona faceva pretattica, ma metteva un dito nella piaga. Gli stessi tifosi che dicevano lavatevi o esponevano uno striscione con scritto benvenuti in Italia, adesso si aspettavano l'appoggio incondizionato dei napoletani. Questa dichiarazione di Maradona sollevò una serie di discussioni nella stampa e fra i giocatori stessi. Insomma, il dibattito era aperto. E qui potremo discutere della storia della città e della nazione, del ruolo di Napoli nella costruzione della patria che chiamiamo l'Italia, e del rapporto fra l'identità italiana e il risorgimento, e del referendum fra Repubblica e Monarchia nel 1946. Per molti italiani, Napoli era l'anticittà, l'antinazione, l'altro. Ma adesso, quando faceva comodo, e già il fatto del dibattito stesso diceva qualcosa sulla fragilità di questa identità e sulla forza di collegamento fra città, club e giocatori. I giocatori dell'Italia erano chiamati ad esprimere un'opinione. Ecco Ciro Ferrara. È impensabile, che dice Ferrara, che i napoletani non facciano il tifo per la loro nazionale. Anche Schiracci scese in campo con una dichiarazione un po' naif. L'Italia vuole bene a Napoli tutto l'anno, disse. Andrea Carnivale, che giocava nel Napoli, aveva qualche dubbio. Credo che almeno metà curva starà dalla parte di Diego. E Albertino Bigon, tecnico di Napoli, ha detto questo. Sarò in una situazione particolare, spinto da una parte dall'amore per la nostra nazionale e dall'altra dall'affetto per Diego. Il cuore dice forse Italia, ma a titolo personale non posso fare a meno di esclamare anche forza Diego. Non sarà una partita facile da vedere per me. Poi c'erano i giornalisti, sportivi e no. Giampaolo Almazzano scrisse di una Napoli messa sul tavolo anatomico e sottoposta a sperimentazioni anche crudeli, come a farli scegliere fra la nazionale e Maradona. Per non parlare di Spadolini,
che ha detto che Napoli è la patria della patria. Enzo De Rico scrisse un articolo del titolo Napoli con il cuore diviso. Quel che, scrisse De Rico, sceglieranno domani è ancora un mistero. Italia o Argentina? La città si presenta divisa. Infine, il grandissimo Antonio Grelli, che conosceva molto bene Napoli, squadra e città, scriveva così. Può anche succedere che l'Argentina di Diego raccolga un'ovazione se, per la prima volta in questo mondiale, prendesse per caso a giocare bene. Ma la nazionale italiana sarà sostenuta affettuosamente dalla città, che, nonostante tutto, ama l'Italia. Quella nonostante tutto è molto interessante nella frase di Grelli. Poi, Pierangelo Sapegno nella stampa non era d'accordo. Nei vicoli napoletani, scrisse, non sventola il tricolore. La città appare divisa. La ringa di Diego, scrisse questo giornalista della stampa, ha fatto breccia. Tutto questo prima della partita. Polemiche sul razzismo, dubbi, stereotipi, certezze, previsioni. Adesso parliamo della partita in sé e il tifo. La partita, adesso farò una parte sulla partita. C'erano vari striscioni quella sera. Parliamo di tre di essi. Il primo, quello più semplice, lineare, non ambiguo, forza azzurri, qui non c'è niente da dire. Il secondo era questo. Maradona, Napoli ti ama, ma l'Italia è la nostra patria. Ultra. Questo è già più complicato. In primis c'è questo ma. Viene dichiarato l'amore per Maradona, c'è una spiegazione per lui, è indirizzato a lui, le striscioni, lì scritto nella sua curva, è una striscione che esprime una fedeltà ambivalente. Questa volta dice, non possiamo tifare per te, possiamo aggiungere magari un po' troppo, e magari sarà solo questa volta. Questa è l'unica occasione, caro Diego, quando dobbiamo, perché in fin di conti è la nostra patria, tifare non per te, non contro, ma non per te. Poi, terza striscione, Diego nei cuori, Italia nei cuori. Ancora una volta il protagonista è lui, lui viene prima. Lui è citato prima, lui è l'oggetto dell'amore, no? Nei cuori. L'Italia, un po' meno. Dice in fondo, noi amiamo lui più dell'Italia, ma c'è un dato di fatto, siamo italiani e quindi. Adesso passo al tifo stesso, a quello che è successo durante la partita. Per chi ha tifato il San Paolo quella sera? Gli spettatori paganti erano, secondo il dato ufficiale, quasi 60.000. Non tutti erano napoletani. Non era una partita da Napoli. C'era anche degli argentini, non tanti, molti VIP, e anche i tifosi del Nord, non sappiamo quanti. Fu una partita strana. L'Argentina giocò bene, l'Italia meno. Dopo il gol di rapina di Scadacci, che abbiamo visto, Caniggia segnò nel secondo tempo e fu il primo gol subito dall'Italia in tutto il torneo. Dopo un interminabile tempo supplementare, si arrivò ai rigori. Maradona segnò, Donadoni e Serena no. L'Italia era fuori. E qui veniamo alle memorie divisa. Ci sono tante testimonianze di quella partita. Ero sorpreso di quanti c'erano. Il sociologo e storico del calcio, Guido Panico, per esempio. Questo è Guido Panico, che è un studioso del calcio. La vittoria degli argentini, anche contro la stessa Italia, fu salutato con entusiasmo da molti tifosi napoletani, che proclamavano di non sentirsi per niente italiani. E poi abbiamo questo tifoso ultra, Antonio, non sappiamo il nome. Certo mi fa piacere quando vince l'Italia, ma ne nulla a confronto con le vittorie da Napoli e di Diego. Giampaolo Omezzano, grande giornalista sulla stampa, godendo dall'apporto di una folla che alla fine, vedendo l'Italia in difficoltà, cercava di smontare a fischi anche a suo Maradona, calma ieri sera era la meravigliosa folla napoletana
chiamata a optare per l'Italia contro il suo Maradona. Già vediamo che ci sono versioni contrastanti del tifo quella sera. Omezzana, insomma, dice che il pubblico a un certo punto ha persino fischiato Maradona. Anche la Repubblica scrisse che Napoli l'ha perfino fischiato quando ha battuto quel rigore che era il preludio di una sconfitta. Ma Marco Civiliello, nel libro Maradona è amico mio, ha detto che ero tra quelli che a San Paolo tifo per Diego e non per l'Italia. Ora me ne vergogno un po', ma a 15 anni tutti siamo stati scemi e chi non lo è stato mente. Oscar Nikolaus. Si attua una simbiosi totale tra Diego e Napoli. Tutti hanno potuto vedere. Nei mondiali del 90 a Napoli, nella partita Italia-Argentina, una gran parte dello stadio tifare Argentina-Diego. Paolo Sorrentino, intervistato da Aldo Cozzulo. Cozzulo, lei cosa ha tifato nelle semifinali del 90 Italia-Argentina? Sorrentino, come tutto San Paolo, Argentina. Roberto Liberale, un'altra versione. Il pubblico tifò quasi tutto per l'Italia, però nonostante ciò nessuno fischiò l'inno argentino, come invece era accaduto in tutti gli altri stadi italiani. Non escludo che ci fossero napoletani che tifavano l'Argentina, ma lo stadio erano in pochi, molto pochi. Tutti volevano fortissimamente Italia in finale, tanto che Maradona fu addirittura fischiato dal suo pubblico al momento del rigore, ancora questa cosa del fischio. Claudio Botti, si gioca Italia-Argentina nel Mondiale 90, naturalmente si palpita per lui ed alla fine, senza ritegno, esultiamo come bambini. E poi veniamo a Diego stesso, che poi dice sempre lo suo, no? Ha scritto anche in autobiografia. Questa è quella che dice Diego. Ho sentito dai festeggiamenti con l'accento napoletano. Roberto Saviano. Anche lui mi sembra che c'era. Quando Schiracci segna il primo gol, lo stadio gioisce. Ma si sente nella curva c'è qualcosa che non va. Dopo il gol di Caniggia, il tifo non napoletano inizia a prendersela con Maradona. E lì accade qualcosa che non succederà mai più nella storia del calcio. E mai era successo fino allora. La tifoseria si schiera contro la propria nazionale di calcio. I tifosi della curva napoletana iniziano a urlare Diego, Diego. Anche se dovrebbe essere caro alla propria squadra nazionale, in quel momento è Maradona che rappresenta la tifoseria del San Paolo. Più di una nazionale di giocatori proveniente da altre città d'Italia, da Roma, Milano, Torino. Quindi, conclude Saviano, Maradona era riuscito a sovvertire la grammatica della tifoseria. Poi, il Corriere della Sera, altra versione. Il San Paolo è tutto un tricolore. Tornerò su queste versioni fra un po'. Dopo la partita, Azeglio Vicini, il CT del Nazionale. Lui era molto amareggiato. E in conferenza stampa sembra dare un po' di colpa al pubblico. Disse, il pubblico di Roma ci aveva abituato in maniera ben diversa. E da questo viene fuori un titolo da Corriere un po' spinto. Vieni accusa, tutta colpa dai napoletani. Per Roberto Liberale, che ho citato prima, e molti altri, la macchia del tifo contrario fu creata in conferenza stampa proprio da Vicini. L'accusa al pubblico di Napoli, scrisse il Liberale, fu una carognata decisa da una parte della squadra per trovare una scusa. Quella sera, concluse, lo stadio non era tutto per l'Argentina. Quindi, testimonianze contraddittorie, memorie divise, versioni contrastanti, non c'è una verità, ci sono molte verità, non c'è una memoria. Ci sono molte memorie e cambiano nel tempo e con il tempo e sono divisi anche fra di loro e anche qualche volta sono divise nella stessa persona che racconta. E questo tipo, quella che diceva 15 anni ti favo così ma adesso non ti farò mai più così. E questa complessità, questo psicodramma, riflette le contraddizioni della nazione
stessa e il ruolo della città e la squadra di Napoli dentro e contro e fuori nello stesso momento di quella nazione. Tutti hanno ragione e nessuno ha ragione. Il complotto. Qui c'è una parte sul declino di Maradona, la fine dell'esperienza Napoli e la teoria del complotto. Niente fu più lo stesso per Maradona dopo quella partita. I numeri della stagione successiva furono mediocri. Serie A, 18 partite, 6 gol, e qualche gol e qualche partita nelle altre competizioni. Giocò poco, segnò poco, qualche volta fece persino una specie di sciopero. Inizia un velocissimo declino marcato da una serie di momenti clamorosi. Il 17 marzo del 91 viene trovato positivo alla cocaina dopo una partita con il Bari, a Bari, e il verdetto viene confermato il 29 marzo del 91. Tre giorni dopo, il 1 aprile del 91, Maradona scappa dalla città nel cuore della notte. Viene squalificato per 15 mesi. Non giocherà mai più per il Napoli o in Italia, a parte qualche amichevole. E non tornerà in città per ben 14 anni. Improvvisamente è tutto finito. Il 26 aprile viene arrestato in Argentina. Intanto è in corso in Italia un processo penale per spaccio di droga e altro. Nel settembre del 91, nella nona sezione penale del Tribunale di Castel Capuano, Maradona è condannato a 14 mesi, con pena sospesa. Lui, che non c'è, patteggia. Il processo dura pochi minuti. Poi c'è anche il caso Sinagra, un figlio di Diego che lui rifiuta di riconoscere, poi alla fine lo fa. Una serie di problemi con il fisco, che vanno avanti un po' tuttora. Tutto finisce malissimo. Perché? Per alcuni, per molti, c'è la teoria del complotto. Diego, si dice, non viene perdonato per quella partita del Mondiale e per aver vinto molto con i Napoli. Per esempio, Maurizio De Giovanni dice che, cito, l'ordine è costruito, il palazzo, il sistema, non prevedeva che Napoli potesse vincere. Al Mondiale, si dice, l'Italia doveva vincere. Non ha vinto. E lui è colpevole. Non ha più la protezione che aveva prima. Arrivano i magistrati. I giornalisti pubblicano vecchie foto di Diego coi camorristi. Il fisco si accorge di lui. C'è l'antidoping. E quello finalmente funziona in questo caso. Nell'autobiografia di Diego, Maradona sposa in pieno la teoria del complotto. Questa è quella che dice Maradona. Forse ce l'hanno con me perché ho vinto qualche partita che non avrei dovuto vincere. Lui chiama il test antidoping di Bari il test di Antonio Matarese, che era un potente calcistico di Bari, ma anche del Mondiale del 90, anche del calcio italiano in generale. Dice anche che tutto quello che è successo era, cito ancora, la vendetta dell'Italia. Quella partita, dice, era la mia condanna, quella famosa semifinale. Per altri però non c'è un complotto, era tutto già finito. Non si poteva andare avanti così, con suoi problemi di droga che erano ben noti a tutti. La semifinale non c'entrava niente. Diego non riusciva più a giocare, era malato e stufo, voleva comunque andare via. Poi la teoria del complotto non è sostenuta da nessuna prova. Come storico non posso accettare la dietrologia. Ma come studioso della società italiana e del calcio non ne sono così sicuro. Non tutto era inventato però, la droga spesso c'era in quegli anni. Maradona con quei boss c'è stato, anche in quel bagno a forma di conchiglia. Ci sono foto autentiche, anche molti filmati. Le telefonate ci sono state e sono state registrate. Il complotto, se c'è stato, non è collegato a ciò che Diego ha fatto, ma i tempi. Perché adesso e non prima? Ma anche qui la storia non è semplice. L'indagine del fisco, per esempio, comincia prima del Mondiale, nell'89.
Poteva andare anche peggio. Nel 2019 il PM nel caso Maradona, Luigi Bobbio, rilascia una dichiarazione clamorosa. Lui voleva arrestare Maradona a Napoli nel 91, ma la richiesta, secondo Bobbio, fu rifiutata dal procuratore capo Vittorio Spadoni. Insomma, qualche protezione c'era ancora. Non sapevo che c'era quello filmato. L'ultima parte è su questo convegno happening libro che si chiama Te Diego, che ce l'ho anche qui. Questo è una specie di convegno con tifosi, con studiosi, con altri, anche con giocatori a un certo punto, che è organizzato a Napoli nel maggio del 91, dopo la partenza di Maradona. Te Diego, che è il nome dato al convegno e anche al libro, fu un evento quasi unico. In un mondo e un paese che prende molto sul serio il calcio, ma non lo studia quasi mai, fu anche, visto oggi, l'elaborazione di un luto. Diego era partito, non si sapeva allora, ma non sarebbe tornato per 14 anni in città. Era stato arrestato in Argentina, aveva confessato di avere un problema di cocaina in un'intervista con Gianni Minà. Era stato condannato, era stato trovato positivo a doping. Non era stato un momento facile per lui. Una parte del libro e del convegno Te Diego è una specie di terapia collettiva per la fine dell'epoca Maradona, ma anche una celebrazione dello stesso Diego, accompagnato da un'analisi finissima e sofisticata del uomo, del simbolo e del semidio e il suo rapporto con la città. È anche un libro che prende lo sport molto sul serio, giustamente. Per citare il mitico Bill Shankly, alcuni credono che il calcio sia una questione di vita o di morte. Sono molto deluso di questo atteggiamento. Vi posso assicurare che è molto più importante di quello. Chi era Maradona? Un mito, un eroe, un furbo, un genio, un vincitore, un dopato, un dio, un santo, uno scugnizzo, Masaniello, San Gennaro, un napoletano, lo spettacolo puro, un argentino, o magari è semplicemente era uno come noi, come ha detto Domenico Rea. Diego è stato tutte queste cose e molto altro, e io per fortuna, anche se solo una volta, quella volta a Firenze, l'ho visto. Grazie. Allora, grazie, mi pare che il secondo dio della nostra teogonia, stamattina abbiamo cominciato con Totò, abbiamo proseguito con Diego Armando Maradona, lo abbiamo sistemato. Non so se John ha voglia di... se apro un Dipende. Gigantesco, una gigantesca voragine, perché parlavamo di maradonologia. Basta che esco vivo, quando sono contento. Perché è un po' difficile, quindi, sottrarsi. Di lì esco. Una domanda, proprio al maradonologo della sala, se gliela concediamo. Non c'è nessuno. Siete timidi. Va bene. Allora, facciamo così. Le domande magari gliele fate giù mentre si farà il firmacopie. Vi volevo ricordare un'altra cosa, che noi ci vediamo tra un po', cioè, più tardi alle 21, sempre qui al Teatro Bellini con Amedeo Fenello e Alessandro Vanoli, con questo spettacolo, insomma, non vi anticipo troppo, ma è una formula molto interessante che si intitola Il nemico siamo noi. Poi domani alle 12 qui al Teatro Bellini c'è Eva Cantarella. Vi ripeto e vi ricordo, se volete verificare tutti gli appuntamenti che sono previsti, andate per sicurezza sempre sul sito o sempre sulla pagina Facebook del festival. Grazie, ci vediamo più tardi.